mangiamo solo cibo della prima lettera del nostro animale. Assistente Leo, consegna il primo animale. Nilla, per te un pappagallo. Io adoro i pappagalli. Ho anche una foto dove tenevo in mano un pappagallo da piccola. Sono bellissimi. Dato che il tuo animale è un pappagallo, significa che potrai mangiare solo cibo con la lettera P. Che bello, potrò mangiare tutta la pizza del mondo. Ma sì, il tuo animale è un maialino, ti piace? Aspetta, ma è un maialino vero? Non ci posso credere, carino. Ciao, maialino. Mangeremo solo cibo con la M oggi. Quindi mele, melanzane, muffin. Vediamo se la mangia. Pezzo di mela, la vuoi la mela? Sto mangiando. Lo chiamerò Maya Matti. Oh, che carino, avete già fatto amicizia. Dagli un'altra mela, dagli un'altra mela. Mangia, maialino. Dani, il tuo animale è una tenera tartarughina. Ehi, piccola tartarughina, ma quanto è tenera. Ma lo sai che un po' t'assomiglia? Dai, Robby. E siccome il tuo amichetto è una tartaruga, potrei mangiare solo cibo con la T. E vai! Pippo, tu avrai un'iguana. Pippo? Pippo! No, Robby, non lo voglio avere l'iguana, ho troppa paura dell'iguana. E poi con lei che cosa posso mangiare? Insalata? No, l'iguana no, non lo voglio. Chi tocca questo? Robby, c'è un problema, ho perso il prossimo animale, non lo Come hai perso l'animale di Samantha? Sì, non lo trovo più. Samantha, mi piace, ma... Guardate, l'ho trovato io, abbiamo già fatto amicizia, sarà un aiutante ottimo. Saluta. Gli ho dato pure un nome, Sammy. Samantha, tu avrai il coniglio, quindi potrai mangiare solo cibo con la C. Sammy, possiamo mangiare tante carote. Chi vincerà questa challenge vincerà 1000 soldi falsacchiotti e in più potrà anche tenersi l'animale. È il momento della prima challenge. Imita il tuo animale. Chi lo imita meglio vince un cibo. Devo imitare un pappagallo? Aspetta, e io devo imitare il maialino. Adesso io e il mio assistente Leo voteremo le esibizioni di tutti i concorrenti. Sei pronto? Sì, prontissimo, non vedo l'ora. Guardate, sono la mia iguana. Ci assomiglio, eh? Pippo? Che dite? Ce lo meritiamo il cibo? È un'iguana perfetta! Sì, sono d'accordo. Secondo me puoi ricevere il tuo cibo. Approvato. Ora però qualcuno me la può togliere di dosso, che ho paura, per favore. Maia Matti! Bellissimo! Guarda, è proprio un maialino tutto tondo! Bellissimo! Non ci credo! Aspettate, l'ultima interpretazione. Un maialino che canta. Non sono capace. Vi prego, datemi il cibo. Guardate, posso anche mettermi questo in faccia? Ecco. Così. Hai interpretato alla perfezione il ruolo di maialino, signor Matti. Sì. Quindi? Approvato? Approvato. Approvato. Sono Nina la pappagallina. Vi piace? Wow. Nina si è impegnata davvero tanto per sembrare come il suo pappagallo. È vero. Riesco anche a volare. Forse no. Ci ho provato. Approvato. Il coniglio, guardate come so saltare. Guarda, Samantha saltella come un coniglietto, ha le orecchie da coniglietto e anche la pelle morbida. Ma è perfetto. Poi guardate che orecchie lunghe e che bel pelo, sono proprio morbida da accarezzare. Adesso mi date le carote? Che dici? Approvata anche Samantha. Ora tocca a Dani, sono troppo curioso di sapere come imiterà la tartaruga anche io. Non ho trovato nessun vestito da tartaruga. Però, se volete, posso imitarla. Dani. Forse neanche ci assomiglio poi così tanto. Che significa che non hai trovato nessun costume da tartaruga? Potevi impegnarti in qualche modo. Ha ragione. E non è di certo stando ferma che sarai uguale a una tartaruga. Bocciata. Quindi per te, niente cibo. Tranquilli falsacchiotti, il nostro spettacolo del 10 dicembre sarà molto più bello di così. Soprattutto perché c'è una sorpresa, ci saranno anche i nostri amici. Vi aspettiamo domenica 10 dicembre a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli alle 5:30. Vi aspettiamo. Ecco a voi il vostro cibo.
povera Dani. Dopo questa sfida difficilissima mi sarà sicuramente capitato un cibo veramente veramente buono. Non vedo l'ora di... Insalata. Non la volevo proprio, uffa. Però ne posso dare un pochino al mio amico iguana. Niente? E vabbè, continuerò a mangiarmela io allora. Io invece mi mangio le pizzette, piccole pappagallo. Vero pappagallino? Che carino che sei. Buon appetito. Guarda amichetto, guarda che abbiamo vinto. Tutto grazie a te. Un po' pure grazie a me. Maialino, che carino. Ciao Maya Matti, ti do un po' di mela. L'ha vinta Matti, ma te la meriti di più tu. Vai, mangia. Forse ora non ha fame, Matti. È vero, fa niente. Ci vediamo dopo, maialino. Ciao, pappagallino. Ti adoro davvero tanto. Io amo i pappagalli, sono così belli. Ti darò un nome. Ti chiamerò Bananina. Ma quanto sei carina, Bananino. E poi hai un colore bellissimo. Bananina, Bananina. Ripete anche il suo nome. È così intelligente. Che carina. Io e te diventeremo... È il momento della prossima challenge. Oh, ciao Bananina. Devo andare a fare la prossima challenge. Ci vediamo dopo. Ragazzi, venite pure. Siamo pronti, che dobbiamo fare? Eccomi. Allora, tenetevi forte, perché adesso... Robby, annuncia. Dai, Robby. Questo è il pappagallo. No, non è il pappagallo. Il mio pappagallo non dice queste cose. No. Il pappagallo ripete tutto quello che dice il padrone, Ninna. Vai a controllare. Ninna, sei sicura che non sia il pappagallo? No. Robby è stupido. Allora è proprio il pappagallo che ripete Robby è stupido. No, Robby, secondo me è qualcos'altro in questa stanza. Ninna, non mi parlare, perché il pappagallo ripete esattamente tutto quello che gli dice il suo padrone. E il padrone di questo pappagallo sei tu. Bananina, è vero che io non ho mai detto che Robby è stupido? Sì, l'hai detto. Smascherata. Sai che ti dico? Io sono il conduttore, quindi tu sei eliminata da questa challenge. Non puoi partecipare e non mangerai nessun cibo. Ma come? Bananina, vi dico già che Ninna non parteciperà. La prossima challenge consiste nel riconoscere il vostro animale da bendato. Facilissimo, nessun problema. Questa volta voglio vincere. Ho tantissima fame. Sono pronta. Leo, iniziamo la challenge. Allora Dani, questo qui ti sembra il tuo animale? Fammi pensare. È duro, però no. Io conosco benissimo il guscio della mia tartaruga. Va bene, andiamo avanti allora. Assistente Leo, proceda pure. Tocca qui, accarezza pure la tua tartarughina. No, questa di certo non è la tartaruga. È pelosa e anche morbida. No. Sono sicura. Allora, andiamo avanti. E adesso vediamo se riconoscerai o meno quello che stai toccando. Questo è davvero simile alla mia camilluccia, la tartarughina più dolce del mondo. Questo è proprio il guscio della mia tartaruga. Lo sapevo, camilluccia. Dani, avete vinto il cibo. Evviva. Bravissima, allora ti meriti il tuo cibo. Camilluccia, vediamo se puoi mangiarlo anche tu questo cibo. Dei buonissimi tacos. Non vedevo l'ora di mangiare. Ora zitto e ti leggo il nostro libro Emergenza colori. Capitolo 2, 4 amici con le pinne. Tu hai le ali. Emergenza colori qua. Emergenza colori, sì, è il nostro nuovo libro che è in libreria. Bravissima Bananina. Libreria. Sì, è in libreria. Falsacchiotti, andate tutti in libreria, ve lo dice anche Bananina. Matti, purtroppo il tuo maialino sta dormendo, quindi è meglio non disturbarlo. Quindi dovrai riconoscere il gioco a forma di maialino. Vabbè, ma se vuoi puoi già darmi il cibo, insomma, non c'è problema, tranquillo. Vedremo se riuscirai a superare questa challenge. Ok. Leo, entra pure. Eccolo. È peloso. Come i maialini pelosi, no? Sì, è vero. Ha anche una codina corta. Come i maialini, effettivamente. Sì, effettivamente, è vero, ma queste orecchie lunghe? È un tipo di maiale dalle orecchie lunghe, non lo conosci. Sì. Mi dispiace, non mi fregate. Questo non è un maiale. Hai ragione. Andiamo avanti allora. Vado? Sì, vai pure. Oh, che carino. È liscio. Ha una codina arricciata come un maiale. Ha le orecchiette
come un maiale. Ma scusa, hai detto che è un giocattolo? Sì, perché? Fatemi fare una prova. Sì! Questo è il maiale, confermo! Ho vinto! Bravo Matti, hai riconosciuto il giocattolo a forma di maiale, quindi un cibo anche per te. Dovevi prenderne uno che non faceva rumore. Ah, ecco del cibo. Vediamo un po'. Sì! Ho trovato un muffin! Questo non glielo do al maialino, Me lo mangio io. Oh. Allora fai spazio al prossimo concorrente. Hai ragione, scusa. Partiamo. Ok Samantha, prendi e riconosci cosa hai tra le mani. Quello è proprio quello. È sì. Caloroso come il mio coniglietto. Davvero? Sì, lo sento che mi vuole bene, guarda, mi ha riconosciuto. È proprio lui, coniglietto mio. Sì, coniglietto tuo. Ovviamente scherzavo, io non volevo dire che era il mio. Mi dispiace, hai già dato la tua risposta ed è ovviamente sbagliata, vero assistente Leo? Sì, mi dispiace. Scusa coniglietto, non ti ho riconosciuto. Speriamo bene. Pronto? Sì. Ok. Fai molta attenzione, Allora, è squamosa, piena di spine. Sì, è sicuramente questa la mia iguana. E allora alza la benda e scopri se hai vinto il tuo cibo. No, non solo l'iguana, ma ho pure sbagliato, non avrò cibo. Mi spiace, niente cibo per te. Sai che ti dico, bananina? Ora ti dirò tutti i complimenti per tutti i miei amici, così quando li vedi glieli puoi dire. Allora, Dani ha un bellissimo sorriso. Samantha è super simpatica. Robby ha dei bei capelli e Matti profuma. Minna, ti posso chiedere con chi stai parlando? Con il mio pappagallo. Ma perché parli col pappagallo? È una lunga storia, guarda com'è carina. Dai, bananina, digli quello che ho detto di Matti. Matti è brutto! Matti è brutto! Sbaglio, ha detto Matti è brutto! No, no, hai sentito male, non l'ha mai detto. Ha detto Matti è simpatico, sì. I pappagalli ripetono quello che dice il padrone. Quindi hai detto che Matti è brutto? No, io non l'ho mai detto, l'ha detto lei. Forse è meglio che me ne vado prima che scopro qualcos'altro grazie al pappagallo. Bananina! Senti, coniglietto, vieni dalla tua padrona. Ti sei offeso perché non ti ho riconosciuto. Ma mi sono solo sbagliata. Dai, andiamo a giocare. Mamminuccia, vedi dove ti ho portato? Nella fattoria, insieme agli altri amici. Quindi è arrivato il momento di farci una bellissima foto. Sorridi. No, devi stare un pochetto più ferma, altrimenti verrà male la foto. Niente, proprio non ti piace farti le foto. Vabbè, me la farò da sola. Maia Matti, maialino, sei qui? Non ci posso credere, ma dov'è? Piccola iguana, per caso hai visto il mio maialino? Non mi guardare così, mamma mia, sembri sempre arrabbiata. Ehi amici, voi per caso sapete dirmi dov'è il maiale? Dai coniglietto, rispondigli tu. Tu sei basso come il maialino, devi averlo visto, magari si è nascosto da qualche parte. Noi non abbiamo visto il tuo maialino, stavamo solo giocando. Ok, questo sta iniziando ad essere un problema. Come lo dico agli altri che ho perso il maialino? Adesso come faccio? Aspetta, forse ho un ultimo tentativo. Ecco, maialino, vieni qui, c'è il tuo amico. Ehi. Non viene. Uffa, non servi a niente tu. Non ci posso credere, ma poi la stanza è chiusa, non può essere scomparso. Guardate, è lì. Sto ancora dormendo. Non ci credo. Maialino, ti lascio stare, Bananina, mi hai fatto litigare con tutti. Quindi ora per consolarmi mi mangerò una merendina. E non lo dire a nessuno, mi raccomando. Non posso mangiarla. È con la M del maiale di Matti. Però vabbè, me la merito. Cosa hai detto, piccolo pappagallino? Fammi vedere un po'. Cos'hai tra le mani, Ninna? Entrambe. Entrambe contemporaneamente? Perché non parli? Hai qualcosa in bocca per caso che non potresti mangiare? Ho capito che questo pappagallino dice sempre la verità. E quindi significa che tu stai barando, Ninna. Fammi vedere. Che cos'è questa? Una merendina? Che inizia con la M. E tu puoi mangiare solo cibo con la P. Ninna, sei ufficialmente e definitivamente qualificata. Oh no! Qualificata! Pippo, hai visto quanto è carino il mio coniglio?
vero? Sì, davvero delizioso, è molto carino. Grazie, adesso stai riposando e io non sapevo cosa fare, quindi sono venuta da te. Io invece la mia iguana non so dove sia finita, Samantha. Mi faresti un favore? Potresti controllare se sta dietro la mia schiena? Perché di solito sta lì, si diverte, le piace. Sì, infatti Pippo sta qui solo. Che cosa? Non so come dirtelo. Dimmi, Samantha! Sta diventando pelato, ti sta mangiando tutti i capelli! Che cosa? Leo, ma dove, dove i capelli? No, i capelli mi servono! Mi servono i capelli! Ma che dimmi, pelato! No, no, no. Pippo! Era finta! Mi hai fatto uno scherzo, ho paura di diventare pelato! È terribile, Samantha! Ora per riprendermi un po' dallo spavento, bevo un pochettino. Sì, bevi! Pippo, ti ricordo che stai bevendo, e vale anche come mangiando, dell'acqua che inizia con A. Ma tu non hai un animale che inizia con A, ma no, con I. Non l'ho bevuta l'acqua, assolutamente. Robby! Oh, ti hai chiamato? Sì, sta bevendo dell'acqua. No, cosa? Non è vero, Robby. Che cosa hai lì? Fammi vedere! Sì, il mio fiuto da conduttore rivela che questa è proprio dell'acqua. E l'acqua inizia con la lettera A, non con la I di iguana. Quindi, Pippo, sei stato squalificato. Uffa, Samantha, questo te lo farò pagare. È il momento dell'ultima grande challenge. Il primo che taglierà il traguardo con il proprio animale vincerà definitivamente la challenge. Andiamo! Guarda, ce la possiamo fare! Aspettate, ma sono lentissimi! Sì, sai che siamo primi? È un po' imbarazzante, questa non è una gara! Ehi, spostatevi, devo arrivare primo io! Ma dove sta andando il mio maialino? Oh, ehi, ok, ora sì che sta accelerando, bravissimo! Il mio è impazzito, non sa dove va! Questa pecorella non sa dove andare, si gira su se stessa! Maialino, portami alla vittoria! Hai vinto ufficialmente la challenge e quindi ecco a te un cesto pieno di mele per te e il tuo compagno animale. Che bello! Adesso vado a darle tutte al mio maialino che mi ha fatto vincere. Sì, vado subito, ciao, scusate. Ciao.